Ciao a tutti ragazzi, buona musica. Oggi un video un po' particolare, diverso dal solito. Vediamo infatti quello che secondo me è uno dei migliori modi per accompagnare i brani rock. Abbiamo tantissimi esempi illustri di questo stile e sto parlando naturalmente di accompagnare i brani utilizzando le triadi e creando dei piccoli spostamenti all'interno dell'accompagnamento, anche quando gli accordi sono statici. Abbiamo tantissimi esempi illustri, dicevo, di questo modo di accompagnare. Uno su tutti, Mark Knopfler, che ha fatto appunto di questa tipologia di accompagnamenti un po' il suo marchio di fabbrica. Nell'accompagnamento di Salt and Swing, per esempio, abbiamo. Ora, come vedete, queste non sono nient'altro che delle porzioni di accordo o comunque delle triadi. La cosa bella è che noi ci possiamo spostare e creare dei piccoli movimenti anche quando l'accordo all'interno della progressione armonica rimane statico. Il pezzo che ho scelto oggi in particolare, che faccio fare spesso a lezione, è The Best di Tina Turner. Cominciamo col dire che il pezzo è in tonalità di fa maggiore, non ci interessa tanto l'analisi armonica in questo brano, ma la tecnica, quindi il pensiero che c'è dietro. Siamo in fa maggiore. Se leggete dallo spartito, vi compare anche in sovraimpressione, noi abbiamo praticamente un fa che rimane statico su tutta la prima parte della strofa, no? Quindi la chitarra farebbe. E dopo un po' diventa chiaramente ridondante. Se invece noi ascoltiamo all'interno dell'arrangiamento quello che fa la tastiera fa qualcosa di questo tipo, che è molto più interessante perché crea uno spostamento anche all'interno dello stesso accordo. Ora, qual è il pensiero che c'è dietro e come possiamo portarlo sulla chitarra? Allora, la prima cosa da fare in assoluto è quella di andare a individuare quali sono le posizioni dell'accordo che c'è in quel momento. Quindi, se noi abbiamo il nostro Fa maggiore, abbiamo un Fa in questa forma, poi abbiamo un Fa in questa forma, un Fa in questa forma, un Fa in questa forma e via dicendo. Prendiamo quelli che sono più vicini e più interessanti. Ora, questo accordo, invece di essere suonato tutto, viene ridotto naturalmente sulla porzione di corde centrali, dando origine così alla triade, o se preferite il contrario, dalla triade poi si costruisce l'accordo. Comunque si sceglie di fare delle posizioni a tre voci. Vedete? Il Fa che prima era questo diventa questo Fa qua. La prossima posizione di Fa utile per me è sicuramente questa posizione. Ok? Quindi io potrei fare questa posizione e quest'altra posizione, togliendo la tonica, sempre a tre voci, quindi una e due. Ora però sentite che se io li suono così, le due triadi sono scollate tra di loro perché non abbiamo al canto qualcosa che le unisca. Ora, se noi pensiamo alla scala di Fa maggiore, partendo dalla corda più bassa, cioè quindi dalla nota più bassa che possiamo fare sulla seconda corda, noi abbiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, ok? Quindi sostanzialmente possiamo usare le note su questa corda, quindi le note sulla seconda corda che appartengono alla scala, per unire le due triadi. Infatti, quello che ho fatto prima abbiamo. Do, Re, Mi, Fa. Se io questa piccola melodia la metto in alto sugli accordi, tra l'altro, oltre ad unire le triadi, genero anche degli accordi estesi perché noi abbiamo Fa sesta perché Re è la sesta del Fa appunto, poi Fa major 7 perché in questo caso sta cantando il Mi e Fa maggiore. Nella parte successiva del brano poi noi abbiamo Re minore, sesto accordo, poi Si bemolle quarto e poi il Si bemolle viene sospeso con un Si bemolle sus 2 o sus 9, che dir si voglia.
Nel ritornello abbiamo lo stesso concetto, un accordo statico di Fa nella nostra progressione armonica, ma andiamo sempre a prendere in prestito le parti della tastiera e portiamo la melodia sulla prima corda. Sulla prima corda la scala di Fa sarebbe Fa, Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa. Le posizioni degli accordi che ci interessano sono Fa, sempre in questa posizione ma ridotto, Fa, il Fa nella posizione di Do per chi conosce il caged, ma sempre ridotto alle prime tre corde. Quindi a questo punto avremo la melodia che viene fatta, se io però la facessi esattamente come la scala, quindi Fa, Sol, La, Si bemolle, sarebbe un po' prevedibile. Per evitare questo problema si cambia la direzione della scala, quindi Fa, Sol, Si bemolle, quindi salto una nota e torno a prendere quella che avevo saltato. Se faccio questa sequenza, questa piccola melodia sulle posizioni degli accordi che avevo visto, ottengo. Quindi come accordi noi abbiamo la risultante di Fa, Fa ad 9, Fa sus 4 e poi il nostro Fa maggiore sempre con La al canto. Quando arriva il Re minore sul ritornello noi abbiamo la stessa melodia, Re minore, il Sol che canta sostanzialmente, quindi sempre il nostro suspended. Poi cosa succede? Arriva il Si bemolle. Il Si bemolle viene preso in questa posizione ma ridotto e poi Re minore fatto in questa posizione ridotta, avendo, come dire, la risultanza di avere le stesse note al canto che avevo prima. Mentre prima ce l'avevo all'interno del Fa, adesso ce l'ho all'interno del Re minore, suspended, poi Si bemolle, Re minore. Ok? Quando il pezzo modulo e va in Sol faremo esattamente la stessa cosa su di un tono, quindi avremo Sol, Sol ad 9, Sol sus 4 nella posizione a fianco e Sol, ripeto, al posto del Re minore che avevo prima avrò il Mi minore, Mi sus 4, Do ridotto al posto del Si bemolle e poi Mi minore che mi sostituisce. Anche per questo video è tutto, vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia, fatemi sapere naturalmente qua sotto se avete trovato il video utile o perlomeno interessante. Come vi dicevo, secondo me questo è un modo molto divertente, molto efficace per tirar fuori delle parti interessanti e che non siano scontate. Vi mando un abbraccio, un saluto e a presto, ciao, buona musica!